Ciao a tutti, bentornati a Hogwarts Legacy, da me, da Severo Mappiton. Allora, io credo di aver recuperato, senza registrare, tutte le statuine da consegnare al tizio. Quindi adesso ce ne abbiamo 5, ne abbiamo consegnate già 5. Dovremmo consegnare le ultime e vediamo un po'. Salve, se signor Moon. C'ho ragione. Salve, hai rimosso altre statuette di Demiguys? Sì. Ma come? Sì, ho un po' di lune per lei. Ora che le statuette sono sparite, la mia mente è più leggera. Ti avevo promesso di insegnarti a potenziare Alomora se mi avessi portato abbastanza lune. A quel punto potrai aprire anche le serrature più resistenti. Però ancora non sappiamo chi abbia creato le statuette. Chissà quanti di quegli obbrobri ci sono in agguato. Portami altre lune e ti insegnerò a lanciare l'incantesimo alla mora più potente conosciuto dalla stirpe dei maghi. O da me, perlomeno. Ok, quindi continua a cercare quelle lune. Così magari eviterò di impazzire e riusciremo a scoprire chi c'è dietro tutto questo. Perfetto, quindi adesso dobbiamo sbloccare solo il livello 3 di Alomora. Va bene, 13? Vabbè. Adesso invece ci andiamo a fare l'alta fortezza. Quindi mappa. E andiamo da Ciccia. Mappa generale. Dove? Là. Direi che ci possiamo sparaflisciare qui. Vediamo un po'. Andiamo da Natti. Nuove pozioni piante per la ruota degli strumenti. Che non ce ne va a fregare di meno. Allora, è buio. Non so, vogliamo far venire il giorno? Ma sì, aspetta un attimo. Ok, facciamo una cosa di... No. Del giorno. Aspetta, sì. Ok. Olè. No, perché sempre di notte mi sono un po' stufata, eh. Allora, damose. Vediamo che vuole questa. Con tutto il rispetto, eh. Queste rocce hanno visto giorni migliori. Sì, che te ne frecca. Il castello, questo è il castello. Qui ci sarà da... Ah, ok, non puoi entrare con la cavalcatura. Damose a piedi. Ah, ci aspetta di notte, quindi. Castella di... Castella. Vabbè. Castello di Falbatron. Ok. Vediamo un po'. Facciamo passare, quindi, la notte per forza. Eccola qua, Natti. Diga. Psst, qui. Fai piano. Per fortuna hai ricevuto il mio gufo. Non facciamoci vedere né sentire. Natti, che succede? Perché mi hai dato appuntamento qui? Come promesso, ho fatto qualche indagine per scoprire cosa sta tramando Harlow. L'ho seguito fino alla testa di porco. Ho notato che stava leggendo una lettera. Non ho potuto vederne il contenuto, ma portava la firma e il sigillo di Victor Rookwood. E quando mi hai detto che Rookwood e Harlow ti davano la caccia, ho capito che non c'era persona migliore per aiutarmi a metterli fuori dai giochi, una volta per tutte. Quella lettera è la prova tangibile che serve all'agente Singer. Per questo ho seguito Harlow fin qui e ti ho scritto. Ho bisogno che mi aiuti a recuperarla. Perché non ci rivolgiamo direttamente al ministero? Perché stai dando la caccia a Rookwood e Harlow? Sei molto determinata a fermare Rookwood e Harlow. Perché? Ho conosciuto degli uomini così in Uganda. So cosa può accadere se non li si ferma. È una lunga storia. Prometto di raccontartela quando avremo più tempo. Per ora, pensiamo alla nostra missione. Perché non ci rivolgiamo direttamente al ministero? Non possiamo scavalcare l'agente Singer e andare direttamente al ministero. Credi che ascolterebbero degli studenti? Solo l'agente Singer può aprire un'indagine. Il ministero viene in seconda battuta. Ti aiuterò a trovare la lettera, Natti. Mi fa piacere. Per prima cosa, dobbiamo entrare nel mastio. Io controllo l'ingresso principale. Tu cerca un altro passaggio.
Non vedo guardie, ma dobbiamo comunque cercare di far più piano possibile. Dopotutto, Arlo è qui. Mm-hmm. Quindi, presumo... Ma non capisco perché mi si mette sempre questa, ma va bene. Allora, facciamo così. Allora, al posto di questa mettiamo questa. Ok. Vado? Ah, scusa, un'altra entrata. Dunque, un'altra... non posso usare la scopa, come ci arrivo là? Ah, da qua? Da qua? Mi piglio queste. Non fare rumore, non fare casino. Dunque, di qua? Olè, dai, mm-hmm. Attenzione. Chissà cosa serve. Mi chiedo. E boh. Confringo! Incendio! Non ha funzionato. Dovrei provare con qualcosa di più potente. Più potente. Dipingo. Nemmeno. Allora dobbiamo proprio cambiare. Aspetta. Vogliamo fare con accio? Accio? Oppure? Mm? Lancio oggetti e nemici verso l'alto? No. Proviamo acciocciolo. Acciolo. Accio! No. Non funziona. Cosa proviamo? Proviamo... Depulso. Depulso! Sì! T'hai visto? Ha funzionato. Ha funzionato. T'hai visto? Dunque, questo lo devo trascinare, quindi... Incendio! Sì, va. Depulso! No. Allora, adesso invece dobbiamo usare... questo. Accio! Tingantium leviosa! Vadi. Ma, per prendere la sciarpa, posso dire? E... però... perché io so dovuta venire qua? Che non... De qua? Ah, sì, ok, allora... Accio! Wingardium Leviosa! Ok, qua... No... E aspetta, dobbiamo sistemarla meglio... Dunque, da qua non si va sopra, da qua nemmeno, è proprio da qua, però va... Accio! Wingardium Leviosa! Se sistemata meglio... Dunque, se io la... La metto, la dovrei lasciare così, tipo, però questa mo cade, no? Sì, sì. Aspetta. Depulso! Aspetta, ho capito. Allora, proviamo Leviosa. Leviosa! Oh! Oh! Ok. Vai! Dai che con Leviosa ha funzionato! Rebellio! Ok, ed è qua. Devo entrare nella guardiola e aprire l'ingresso. Mm-hmm. Così Natti potrà finalmente entrare. Sì, allora. Incendio! No, ok, è andato benissimo. Attenzione. Fai piano. Allora, mettiamo questo. Non lo posso togliere questo. Aspetta, no, aspetta. Proviamo questo. Vediamo un po' se funziona questo. No, e non posso tirare incantesimi da qua. Quindi, aspetta un attimo, fammi vedere. Andiamo per di qua. Da qui non si passa. Ma come? Deve esserci un altro modo, sì, per entrare. Sì. Faccio. Olè. E adesso entriamo di là. Davis, se si usa un po' di materia grigia, io ce ne ho poca, ma ogni tanto la uso. Eccice. Forse questo serve ad aprire l'ingresso. Eh sì, allora, qual era? Questo.
Sì, evidentemente sì, però adesso devo un attimo capire. Non riesco a credere di doverlo mettere per iscritto, ma voi zucche vuote non volete proprio ascoltare. Il cancello si apre spingendo, non facendolo esplodere. Se lo trovo un'altra volta in mille pezzi, giuro che ne pagherete le conseguenze. No, spingendolo, spingendolo. Dunque. Aspetta, aspetta, allora. Ma dove si è aperto? Ah, di qua. Ho aperto, zitti che ho aperto. Eh no, ho sbagliato, zitti che ho sbagliato. Ok. Poi rimetto adesso, rimetto questo. Yes. Faccio. Là. Ottimo lavoro, arrivo subito. Dai. Tis, ce l'ho fatta senza... Sapevo che ce l'avresti fatta. Andiamo, vabbè. Alla porta ci penso io. Ok, perfetto, fai qualcosa anche tu perché io mi sono già rotta, te lo dico. Allo, Mona. Meno male. Andiamo? Vamos. Ecco il mastio. Scommetto che Harlow e la lettera sono lì dentro. Dovremmo fare molta attenzione quando... Riesco a sentirli. Trattenete quell'animale! No! Alla forte! Conosci quell'ippogrifo? Riportate sul tetto quella bestia ora! Va bene, nuovo piano. Io prendo le prove e tu liberi l'ippogrifo. D'accordo? È la nostra occasione, forza! Ah! Dannazione! Vabbè, che sfiga! Deve esserci un altro modo per raggiungere il tetto da qualche parte. Di qua. Spero che Natti non finisca nei guai. Ma tu pensa a te che lei sa che va benissimo da sola. Allora, questo ha tirato, però, allora facciamo così. Leviosa. Questo va tirato di là. Aspetta, allora no. Questo, proviamo. Defuso. Là. T'hai visto? Là. Ok. Ho sbagliato, come al solito. Adesso faccio leviosa. Ok. Leviosa. Di qua. Vieni di qua. No, aspetta. Allora, facciamo così. Facciamo questo. Accio. Ok, accio. Wingardium Leviosa. Ok. Aspetta, lo mettiamo qua. Ok. Poi adesso mettiamo Leviosa o Leviosa. Leviosa. Aspetta. Vabbè, potrebbe andare anche così, Ok. Non proprio il posto più sicuro in cui intrufolarci. Non so come entra. Oh! Salve. Confringo! Wow! Temis! Raccogliamo soldi, ci servono i soldi. Andiamo sempre di qua. Mo Dolano hanno portato questo ippogrifo. No. C'è qualcuno laggiù! Confringo! Vista! No. Non fringo! Attenzione, che questi fanno malissimo, Incendio! Incendio! Come ci si sente? Confringo! Non hai attenzione! Confringo! Non hai avuto
Sembra che ti impegni. Guarderò la luce. Difendo. Lo affascinerò. Confringo. Aspetta. Le vie. Ecco. Confringo. Dai. Confringo. Proteggo. Ok. È tutto. Ora passalo. No, non uso mai. Confringo. Dai, è così. Mazza, Deo. Che cuore. Uso le cose a caso, proprio. Proprio, ovviamente, a caso. Ecco, qua c'è stava pure la bombetta esplosiva. Non l'ho usata, vabbè. Tutto è bene quel che finisce bene. Alomora. Allora, uno. Due. E tre. La. Dai. Allora, vediamo un po'. Da qua devo andare. Da qua. Qua c'è qualcosa. Ripeti. Sì, un sacchetto. Bene. Poi devo andare qua. Spero che Natti se la stia passando meglio. Ma non pensare a Natti. Qui che c'è? Bauli. Vabbè, sblocchiamo la serratura. Oli. Allora, soldi ci servono. Questo non ci serviva. Questo nemmeno. Tutta roba scrausa sto a prendere io, boh. Andiamo ancora sopra. Oh no. Tornerai a casa in una bella scatola di legno. E chi l'ha detto? Levioso! Proteggo! No. E così sono levioso. Vuoi che ti metta giù? Cosa? Come sta? Confringo! È una specie di attacco. Levioso! Incendio! Incendio! Attenzione! Sento di rabbia? No, usiamo un po' di magia, eh! Incendio! E vai, dai così! Vabbè, ce la siamo cavata per il rotto della cuffia pure sto giro. Alomora! Alomora! Sto prendendo tutta roba scrausa, a me non c'è, io boh, veramente. Ok. E dai. Oh. Là. Ok, devo andare in per di qua. Ancora sopra. Ma io spero che possiamo andare sull'ippogrifo poi alla fine di tutti questi giochi, no? Incendio! Incendio! Attenzione, c'è una cassa interessante. Oh! Che fate, incastri? Ma questa è la lettera, vedete che facciamo tutto noi? Astrid, tieni d'occhio la mia roba, eh? Se scompaio misteriosamente è tua. Quel bugiardo ci ha rubato ciò che era nostro, quindi ho preso ciò che potevo e l'ho nascosto qui. 20 stramaledettissimi anni e vengo trattato come gli stupidi che sono qui da meno di 2 settimane. Manfred. Manfred, un'altra cosa scrausa. Ma io boh. Stiamo a prendere tutte cose scrause. Allora, mo andiamo in per di qua. Per di qua. In per di qua. Ma dobbiamo andare su, stiamo andando giù. Si risale? Oh! Ah, aspetta, forse posso usare... Là. Taste? Snaso. Dai! Animale salvato. Ok, che altro c'è?
Ok. Consegna 4 Jobber Knoll, 3 più studi espiati di quanto sembri a prima vista, 5 rospi viola giganti, un Testral, 2 ippogrifi o... Ah, penso di sapere dove trovarne un paio. Lo so che potete vederlo, sempre... No, vabbè, finisci, devo cercare. Inventario bracconieri, va bene. Denaro. No, ma qua siamo usciti di nuovo, ma noi dobbiamo andare sopra, quindi... Torno di sopra. Ancora sopra. Olè, siamo arrivati. Dai. È tutto a posto. Sta tranquilla. Sono due. Sì, ma l'altro non lo salvi. Prendi pure quello. Muoviti. Alomora. Presto. Ma sali. Ma sali con noi, cretina. Devono fuggire. Grandelli! Abbiamo una cavalcatura nuova! Bellissima! Quello è l'espresso per Hogwarts! Sarà di ritorno da una corsa fuori programma! Stupenderrimo! Stupenderrimo! Stupendo, cioè, siamo sull'ippogrifo. Chissà se al castello riescono a vederci. Ma chi se ne frega, vero? Cioè, posso dire? È fantastico! È vero, concordo pienamente. È incredibile, vero? Mamma mia, alla stupendo. Porte, vai! Bellissimo. Fantastico, non trovi? Fino alla fine ho dubitato di uscirne in vita. Non c'era motivo di preoccuparsi. Avevo tutto sotto controllo. Sei riuscita a trovare la lettera? Povero Harlow, gliel'ho sfilata da sotto il naso. Non mi aspettavo che ci avrebbe lanciato contro la maledizione mortale. È un tipo vendicativo. Stai in guardia. Certamente. Cosa diceva la lettera? Che Rookwood sta cercando una fenice. Non so proprio dove la troverà. E ordinava ad Harlow di ispezionare quel castello per i bracconieri. È abbastanza per far incriminare Harlow. Porterò la lettera all'agente Singer. Dovrà per forza intervenire quando la vedrà. Ma ora dimmi, dove hai conosciuto questi ippogrifi? Conoscevo solo Alaforte. Me l'ha presentata Poppy. Poppy Sweeting conosce un ippogrifo? Ma sì, di cosa mi meraviglio. Per Poppy sarà un sollievo sapere che Alaforte è al sicuro. Ho chiesto aiuto alla persona giusta. Mia madre sarà preoccupata. Devo andare. Passa appena puoi, avrò tante cose da raccontarti.
nuovo oggetto sbloccato, ala forte. Missione l'alta fortezza completata. Nuovo oggetto sbloccato, Caligo. Ma belle. Nuovi spazi sbloccati nell'inventario degli animali, alla forte Caligo. No, è stupenderrimo. Devo dire, è stupenderrimo. Nuova missione disponibile. Ho saputo di un mago cui Arlo dà il tormento. Potrebbe essere in grado di fornirci le prove di cui abbiamo bisogno per sbarazzarci di lui. Dovremmo andarci a parlare insieme. Incontriamoci a casa sua. Presumo tu abbia notizie del goblin che hai menzionato. Incontriamoci alla sala delle mappe per parlare di questo e delle prossime mosse. Per favore, raggiungi Tick alla stanza delle necessità quando hai un momento. Mi ha detto che ha qualcosa da dirti. Ok, punto talento, dai. Dai, tanta roba. Allora, mentre noi torniamo a Hogwarts e andiamo sicuramente, prima di tutto, alla stanza delle necessità, io alla forte e Severo Mappidon vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.